These protesters are inside Statuary Hall right now. You see the statues. This is a moment I never saw in my life. These individuals just rushed through security. They are inside Statuary Hall. This is a legendary. Buongiorno e bentornati a The Buzz. Avevamo registrato questa puntata i primi giorni di gennaio con Giovanna Pancheri prima che lei tornasse dagli Stati Uniti per andare a seguire l'insediamento di Joe Biden previsto per il prossimo 20 di gennaio. Poi il giorno dell'Epifania, quando la Camera e il Senato dovevano ratificare l'elezione del 46esimo Presidente degli Stati Uniti, questo signore ha pensato bene di creare dello scompiglio, agitare le folle e farli marciare sul Senato. Ora questo signore sembrerebbe fuori di scena, ma non è detto. Questo signore, Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti, ha comunque raccolto 74 milioni di voti alle ultime elezioni. Non era mai successo nella storia che uno sconfitto presidente raccogliesse così tanti voti. E questo deve farci riflettere, perché ci troviamo di fronte a un paese spaccato in due, un paese che sarà difficile da gestire. Rinascita americana di Giovanna Pancheri è un libro che rappresenta un lavoro di 4 anni. Giovanna è andata in giro per il paese, è andata nell'America profonda, fuori da Manhattan, fuori da New York o anche solo Los Angeles. Andare nel paese, in quelli che vengono chiamati gli stati sopra cui si vola, perché nessuno scende mai, per andare a capire da dove arrivano questi voti, qual è il malessere che Trump, questo signore, ha intercettato e gli ha permesso di arrivare alla Casa Bianca. È molto semplice dire che è populismo, è tutto populismo, è un'epoca del populismo nel mondo questo, però nelle democrazie occidentali qualcosa del genere non era mai successo e quindi è il caso di indagarlo e di capirlo meglio, perché quello che succede negli Stati Uniti, anche se è dall'altra parte dell'oceano, ha delle dirette influenze sul nostro modo di vivere. E questo è il lavoro che ci accompagna nella ricerca di Giovanna, capire cosa c'è nella testa degli americani. Rinascita americana parla di questo e cerca di darci delle risposte. Sono una giornalista, sono nata a Roma, dove portano tutte le strade, ma le mie strade in realtà mi hanno portato professionalmente in giro per il mondo, prima dal 2009 a Bruxelles e a Parigi come corrispondente dell'Europa e poi a partire dal 2016 negli Stati Uniti come corrispondente sempre per la mia rete Sky TG24 dagli Stati Uniti. Sono arrivata quando iniziavano le convention repubblicane e poi democratiche, quando Donald Trump scendeva in campo per la corsa alla Casa Bianca, corsa che poi vinse nel novembre del 2016. Proprio durante l'inauguration che ci fu nel gennaio del 2017, ascoltando il suo discorso così diverso da quello che era stato fatto dai presidenti precedenti, un discorso pieno anche di rancore, un discorso in cui però si cercava di far capire alle persone che lo avevano votato che lui poteva essere la speranza di un qualcosa di diverso per loro. Poteva essere anche la speranza di un riscatto rispetto ad una società che con la crisi li aveva lasciati indietro. In quell'occasione ho capito che questa mia corrispondenza sarebbe stata diversa dalle altre e che questo presidente sarebbe stato molto diverso dagli altri. È da lì che ho deciso di non seguire questa presidenza soltanto stando a New York, perché pur essendo la mia sede di corrispondenza, quella città non è la città di Trump, quella non è l'America di Trump. E proprio cercare di raccontare anche al mio paese che cosa volesse dire l'America di Trump mi ha portato a girare tantissimo, e molti di questi viaggi li ritrovate in questo libro che vuole essere anzitutto una fotografia di questi 4 anni di Trump.
in tutti quelli che sono i temi principali in cui si è declinata la sua presidenza, a partire ovviamente dalla sanità, perché inevitabilmente la crisi della pandemia del 2020, il Covid-19, hanno rappresentato quello che in inglese si chiama un turning point, un momento di volta, sia per la politica americana che per la sua stessa presidenza. Probabilmente sono stati quei fattori, la pandemia, il Covid, la sua gestione anche della crisi sia sanitaria, economica e sociale che ne è seguita, che poi hanno determinato la sua sconfitta nelle elezioni del novembre del 2020. E quindi c'è una grande attenzione ovviamente anche a questa tematica, che si ritrova un po' in tutti i capitoli del libro, capitoli che però partono dalla sanità ma si sviluppano in tanti altri rivoli, dall'immigrazione all'economia, l'ambiente, le questioni di politica estera, il razzismo, insomma tutte quei grandi temi che di fatto hanno caratterizzato questa presidenza e che ce l'hanno fatta seguire con, anche dall'Italia, anche per chi non la conosceva, con degli occhi particolarmente interessati. È un racconto sul campo, è un racconto di viaggio, è un racconto anche fatto di molte mie impressioni, incontrando tanti americani, personaggi di altissimo livello, come anche persone comuni, che grazie ai loro racconti e alle loro storie mi hanno permesso di capire meglio l'America e spero anche di raccontarla meglio. Tipo di presidente è stato Trump? E ovviamente ognuno ha una propria opinione, anche guardando quello che lui ha fatto nei suoi 4 anni di amministrazione. È stato sicuramente un presidente sui generis, qualcuno che ha rotto gli schemi sia dal punto di vista istituzionale che politico. Ha rotto anche gli schemi ideologici, perché il partito che poi lui andava a rappresentare in realtà molto spesso in passato, nella sua storia, aveva delle posizioni completamente distanti da quelle portate avanti da Trump. Pensiamo ad esempio al protezionismo economico, ai dazi, alla politica commerciale di questo presidente, che non erano assolutamente sostenuti invece dai repubblicani così come eravamo abituati a conoscerli. È un presidente di rottura, è un presidente che però è riuscito a parlare a molti americani e non soltanto quelli più estremisti. Alla fine, anche perdendo le elezioni lo scorso novembre, ha comunque conquistato 74 milioni di voti. Alcuni di questi elettori sono anche elettori che comunque sia lo hanno votato non perché non particolarmente convinti da Biden, ma perché comunque sia credevano di più nelle sue politiche, nelle politiche di Trump dal punto di vista economico, erano più convenienti per loro. Alcuni lo hanno votato perché effettivamente fanno parte di un'America più estrema, di cui si parla molto in questo libro, ma altri lo hanno votato proprio perché lui ha avuto una grande capacità nel 2016, non solo quella di parlare alla pancia degli elettori, ma di capire che cos'era il loro malessere in quel particolare momento. Malessere che negli 8 anni di Obama non era stato intercettato forse fino in fondo, un malessere che dilagava soprattutto nell'America bianca, in alcuni di quegli stati che in America si chiamano i flying over states, gli stati dove si vola sopra, ma che nessuno conosce, dove nessuno va, ma che comunque contribuiscono e creano anche buona parte di quello che poi è il tessuto sociale americano tuttora. E lui è riuscito a parlare a quella classe operaia, a quella classe media, che magari aveva anche votato Obama per 2 mandati consecutivi, ma che si era sentita abbandonata da lui. E soprattutto è riuscito a cambiare i termini del linguaggio della politica americana, che prima vedeva nelle persone che non riuscivano a realizzare i loro sogni, non riuscivano a portare a termine il sogno americano, dei perdenti. Loser è uno degli insulti più gravi che si può fare a qualcuno negli Stati Uniti. Invece Trump ha cambiato questo paradigma, ha fatto capire che in realtà chi non ce la fa e non ce la faceva era semplicemente messo ai margini dalla società, dallo Stato, dalla palude. E lui con questo messaggio è riuscito a conquistare la loro fiducia, in alcuni casi anche a mantenere la loro fiducia. Però molte delle promesse che ha fatto alla fine non le ha mantenute. Trump, un presidente dalle 1000 menzogne, secondo il Washington Post più di 20.000 da quando è stato eletto presidente, è un presidente che non ha scrupoli pur di ottenere non soltanto i propri obiettivi, ma molto spesso il proprio tornaconto. È un presidente che comunque sia rimarrà nella storia, perché la storia degli Stati Uniti l'ha cambiata. Il libro si chiama Rinascita Americana perché in realtà questa presidenza si è presentata nel 2016 come una rinascita
Per molti però non è stata una rinascita, la rinascita inizia adesso che questa presidenza finisce. Qual è la verità? Che tipo di rinascita è? Insomma, lo lascio anche a decidere a voi leggendo queste pagine.